Prego, grazie per il grazie. Innanzitutto grazie all'ospitalità, grazie a tutti. Mi fa piacere presentare anche Francesco, perché Francesco è qui con la sua telecamera, perché lui ha un blog che è praticamente un'enciclopedia sul mostro di Firenze, si chiama Insufficienza di prove. Lui ha archiviato, sta archiviando, continua a documentare tutto quello che questa storia infinita nel passato insomma, più recente, nel presente e anche nel futuro, insomma, offre a livello, insomma, è un'emeroteca davvero completa. Io frequento la procura per il mio lavoro, vi assicuro che anche chi fa le indagini ogni tanto va a consultare il suo archivio, perché a volte è più facile trovare una cosa lì che magari nei faldoni sterminati, a volte anche perduti, di questa storia. Quindi ecco, il suo lavoro è veramente prezioso per tutti, uno dei tanti appunto che documenta questa storia, e anche un po' la cifra, insomma, di quanto questa vicenda, insomma, segni sia ancora presente. Il fatto che due persone, come io e l'avvocato Orlandi, io sono un pochino più vecchio, però insomma ero un bambino, anzi quando la pistola per la prima volta ha ucciso non ero neanche nato, perché sono del 1977, però insomma i delitti più recenti, quelli me li ricordo anch'io, nei racconti insomma degli adulti, nelle paure dei fratelli maggiori, dei cugini, dei nostri genitori, delle veglie che qui in Toscana, no, si facevano una volta, insomma, nell'immaginario di bambino. Poi peraltro c'era questo mostro, in qualche maniera anche nel libro che ho scritto era ovviamente un mostro nero, un uomo nero, no? Qualcosa di veramente ignoto, e quindi ancora oggi ce la portiamo dietro. Casualmente, ma non troppo, oggi peraltro ricorre anche un anniversario di uno dei delitti del mostro, perché la sera del 22 ottobre del 1981 a Calenzano, quindi 41 anni fa, c'è stato uno dei delitti, non fu nel primo e non fu neanche l'ultimo. Peraltro poi, la storia che l'avvocato Orlandi conosce particolarmente bene, come tutto il resto della storia, perché oggi lui è anche il legale di una delle famiglie, insomma, di quell'omicidio. Perché, e qui introdurrei insomma la prima parte, ovvero quella della verità giudiziaria, ci sono stati dei processi che poi ci convincano o meno quali sono state le loro soluzioni, ma questi processi non hanno consegnato una realtà giudiziaria definitiva, perché i cosiddetti compagni di merende, Mario Vanni e Giancarlo Lotti, furono condannati per 4 degli ultimi duplici omicidi del mostro. Quindi questo di Calenzano in quelle sentenze resta anche escluso, quindi loro non c'erano, e resta quindi da capire anche chi ci fosse. Probabilmente, se si segue il filo logico delle sentenze, c'era Pacciani, perché Pacciani per l'accusa, perché morì il contadino di Mercatale, morì prima di un nuovo processo. Si è quindi creato anche questo labirinto giudiziario senza precedenti, dove abbiamo il principale imputato che muore prima di ricevere un giudizio, vanno avanti i processi nei confronti dei suoi complici, si condannano ma non per tutti gli omicidi, quindi lasciando anche un buco che non so se la giustizia a questo punto, dopo tutti questi anni, riuscirà a colmare. Con un po' di forse presunzione, ci proviamo noi che facciamo giornalisti, che facciamo cronisti, chi come appunto Francesco documenta questa storia, quantomeno a ricostruire una verità storica appunto su quelli che sono stati anni che hanno segnato anche la Firenze, ma la Toscana in generale, perché poi il mostro di Firenze ha anche la curiosità di aver preso questo marchio conosciuto in tutto il mondo, anche se a Firenze città non ha mai ucciso. I delitti sono tutti avvenuti fuori, anche a parecchi chilometri di distanza l'uno dall'altro, perché insomma tra la Val di Pesa e il Mugello non è che è proprio, insomma, chiama e rispondi. Ha avuto un delitto non anche troppo lontano da qui, perché insomma Barberano Monte Spertoli non è molto distante, insomma, da qui da San Miniato, dove ci troviamo, successo nel 1982. Ecco,
proviamo a raccontarli. Partiamo magari proprio dal 1981. Questo 22 ottobre 1981, ripeto, non era la prima volta che il mostro ammazzava, però in quel momento non c'era neanche, anzi sì, c'era un sospettato in quel momento, visto che, che andiamo anche per zona, anche lui era di queste parti, era il l'autista dell'ambulanza di Montelupo, di Turbone, era lo Spalletti. Cos'era successo? Era successo che nel giugno del 1981 a Mosciano, vicino a Scandicci, era stata trovata uccisa una coppia in macchina. E in quel momento, insomma, fu detto che fece molto scalpore, però tutti si ricordarono che sette anni prima, in Mugello, nel 1974, un'altra coppia era stata uccisa in una situazione simile. Era Stefania Pettini e Pasquale Gentilcore, a Rabatta, in Mugello, vicino a Borgo San Lorenzo. Anche loro erano appartati in macchina, una pistola, una calibro 22 li uccise, li sorprese mentre erano appunto in intimità. E nel giugno del 1981 successe di nuovo. Immediatamente fu fatto quel collegamento e immediatamente fu fatto anche un arresto, perché c'era una persona che appunto era Spalletti, che era un guardone, all'epoca il voyeurismo andava molto, cioè succedeva spesso, insomma, che il divertimento possa andare a vedere le coppie in intimità, e questa persona venne fermata perché aveva detto alla moglie di quello che era successo la notte prima a Mosciano, che era un po' la sua piazzola, quella che lui guardava sempre, e l'aveva detto prima che i giornali, insomma, le televisioni dell'epoca fosse, l'aveva detto anche al bar, insomma, e questo lo incastrò. Finì in carcere, si chiuse in un mutismo, inizialmente per falsa testimonianza, poi i magistrati gli addebitarono addirittura l'omicidio, poi invece successe una cosa che lo scagionò pienamente, ovvero un nuovo omicidio mentre lo Spalletti era detenuto, e fu appunto l'omicidio del 22 ottobre 1981 a Calenzano. Buonasera a tutti. Utilizzo il microfono, ma credo che si possa sentire anche senza microfono, una voce abbastanza... Quindi se va bene io lo tolgo, perché preferisco parlare così. Allora, ringrazio Franco per il graditissimo invito, vi do la buonasera a tutti, mi presento, sono Edoardo Orlandi, sono un avvocato, come ha detto prima Stefano Brogioni, rappresento, comunque assisto la sorella di Cambi Susanna, che è stata vittima del mostro di Firenze 41 anni fa, proprio questo giorno, in un giovedì sera nel campo delle Bartoline a Travalle, tra Prato e Calenzano. Sono criminologo per l'Università degli Studi di Firenze, sono autore di un podcast sull'argomento del mostro di Firenze che trovate su tutte le piattaforme streaming, che si chiama Nessuno, il mostro di Firenze, lo trovate anche su Spotify, dove abbiamo cercato di raccontare questa grandissima storia in 26 episodi. Ed oggi sono qui, diciamo, un pochino nel tempo che abbiamo a disposizione, a raccontarvi di quello che è accaduto quella sera del 22 ottobre del 1981. Il 22 ottobre del 1981 è una data estremamente particolare per un delitto del mostro di Firenze, che rimarrà quello dell'ottobre 81 come un delitto sui generis, perché ha delle particolarità il delitto del 22 ottobre del 1981. La prima è che è l'unico delitto del mostro che avviene susseguentemente e nel medesimo anno di un altro delitto del mostro. Una peculiarità dei delitti del mostro di Firenze è che questi coprono, diciamo, un arco temporale molto vasto, perché vanno dal 1968 al 1985, con due grossi periodi di latenza dell'assassino, che in criminologia si definiscono di cooling off, cioè di raffreddamento tra un delitto e l'altro, cosa che avviene sovente nei seriali, che dopo il primo delitto hanno un periodo di latenza nel quale comunque, sia per paura di essere colpresi, sia anche per un inconscio senso di colpa o comunque per la forte, diciamo, impressione data dal fatto commesso, tendono a non colpire per un dato periodo di tempo. Poi quando la pulsione
si fa sentire, questi riprendono a colpire, cosa che accadrà nel 1974, quindi ben 7 anni dopo il 1968, a Rabatta, il luogo molto lontano rispetto al delitto del 1968, a Castelletti di Signa, che avviene anche questa in una zona che non ritroverà un nuovo episodio omicidiario all'interno della catena degli 8 delitti del mostro di Firenze, perché avviene a Castelletti di Signa. 7 anni dopo andiamo nella zona del Mugello, il 14 settembre del 1974, secondo periodo di cooling off e di raffreddamento, nei quali non si registrano omicidi a danni di coppiette, in cui la famigerata beretta calibro 22 cessa di sparare, per riprendere poi, come diceva prima Stefano, il 6 giugno del 1981 a Scandicci, quindi andiamo nella zona della Val di Pesa, per poi colpire qualche mese dopo col delitto appunto di Stefano e Susanna del 22 ottobre 1981. La peculiarità data dalla vicinanza dei tre delitti, dei due delitti, penso sia da ricondurre al fatto che in quel momento all'interno del carcere delle Murate era presente il signor Enzo Spalletti, che oltretutto non abitava neanche poco distante da qua, comunque nella zona del Turbone, che è una zona oltretutto, quella del Turbone, molto particolare per questa storia, perché questa storia vive di grandissime coincidenze. È incredibile, forse questa storia può essere utilizzata come l'esempio di come la Toscana un po' ci si conosca tutti e si sia tutti vicini, perché al Turbone in quel momento ci abitano, ci hanno abitato da poco altri due protagonisti di questa storia, una diciamo un pochino più derelata, d'accordo, che è la sopravvissuta a da quello che è considerato il delitto archetipo del mostro di Firenze, perché ritiene Pacciani come unico colpevole, e cioè la Miranda Bugli, quella che Pietro Pacciani identificò, comunque era la sua fidanzata, e che fu preda di un assalto del Pacciani nel 1951, in cui morì il Severino Bonini. L'altro è uno della compagine sarda, che è tanto, diciamo, stata protagonista in questa storia, e cioè Francesco Vinci. Peculiare che comunque in una zona così piccola si intersecano tre personaggi così rilevanti ai fini di questa storia. Lo Spalletti è nel carcere delle Murate. Qualcosa probabilmente ha visto, vuoi soltanto i cadaveri, vuoi l'assalto, vuoi qualche dettaglio particolare, però è un soggetto che all'autore dei delitti probabilmente un po' stona, perché non sa cosa può aver visto, non sa cosa può aver raccontato, e pertanto serve probabilmente a urgenza di cercare una nuova coppia per scagionare sostanzialmente lo Spalletti, quindi rendere vane le esigenze cautelari, perché ovviamente con un nuovo delitto vi è sicuramente un mostro che non è lui, quindi non vi è possibilità di continuare a tenerlo all'interno dietro le sbarre, e decide quindi con urgenza di uccidere un'altra coppia in un'altra area che non verrà più toccata dai delitti, che è quella di Prato, perché comunque il delitto avviene in una zona che è identificata tutt'oggi come un delitto pratese, perché ha la Querce. È accanto a un pub, al parco di Travalle, che c'era un pub poco distante, che è un delitto di Prato, perché Stefano Baldi è di Prato, è un ragazzo pratese che lavora alla Stura, ecco, ad un carbonizio, come tanti impiegati dell'epoca all'interno di un'industria tessile. Sta con Susanna Cambi da tantissimo tempo, perché si erano conosciute all'inizio degli anni 70 al mare, perché come tanti pratesi fiorentini l'estate la trascorrevano in Versilia e si incontrano sul lungomare di Viareggio. L'anno successivo, il 1982, si sarebbero dovuti sposare, perché ecco, un'altra grande, forse, ironia di questa storia. In questa storia la sfiga ci vede benissimo. Ecco, la fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede bene. Loro, come anche altri, erano una coppia in odore di matrimonio. Si sarebbero sposati l'anno successivo. Condividevano l'idea di andare ad abitare nella casa di Stefano. Stefano aveva una bella villetta nella zona di Travalle, poco distante da dove è stato ucciso, aveva una casa molto grande che dovevano ribassare per sostanzialmente dividerla in due. Lui abitava soltanto con la madre, figlio unico, e condivideva con la fidanzata Susanna l'assenza del padre, perché Susanna, come Stefano, erano orfani di padre, tutti e due. Susanna l'aveva perso in tenerissima età, pensate la sfortuna comunque di chi è rimasto di quella famiglia, perché perdono il padre giovanissimo e poi perdono anche la sorella in modo così tragico, e Stefano aveva perso il padre qualche anno prima, quando anche lui troverà la morte, portato via da un male,
tanto che comunque deciderà Stefano di abbandonare gli studi di medicina e dedicarsi quindi ad un lavoro che poteva portare, insomma, uno stipendio in più in casa, data dalla recente scomparsa del padre. Oltretutto, anche nel podcast parliamo spesso di questo diritto come più del destino, che come diceva il poeta, più del destino che del desiderio, come in questo caso qua, perché è un diritto che, oltre alla particolarità di avvenire qualche mese dopo l'altro delitto del giugno dell'81, cosa che non ricapiterà mai più, capita anche in un periodo che non è d'estate. Anche questo, una particolarità del delitto del 22 ottobre 1981. Tutti gli altri delitti avvengono tra il 6 giugno e il 14 settembre. Questa è la cornice temporale. Non c'è nessuno che sfiora il periodo estivo, tranne il delitto appunto di Travaglio. Altra particolarità, è l'unico delitto che non avviene durante il fine settimana. Tutti gli altri delitti del mostro intervengono o il venerdì, o il sabato, o la domenica, come ad esempio quello di Pia e Claudio del 1984 a Vicchio, o come le sentenze hanno detto, però da avvocato io un po' alle sentenze ci devo buttare un occhio, o come dirà la sentenza in ragione dell'ultimo delitto del mostro, quello degli scopeti, inspiegabilmente, ma incredibilmente, ma nel senso di non credibilmente, avvenuto la domenica di inizio settembre 1985. Tre particolarità, tre difetti che si innestano all'interno di questo delitto, che quindi lo devono fare per forza e gioco forza ritenere meritevoli di attenzione, perché gli assassini o comunque i seriali si devono, proprio per studio del modus operandi, poter analizzare e valutare in ragione di ciò che non fanno, o comunque in ragione di ciò che prima facevano e poi non fanno più. Visto che non accadono più delitti fotocopia per queste circostanze come quelli dell'ottobre del 1981, è probabile che quello dell'ottobre del 1981 sia un delitto di urgenza del mostro di Firenze, che ci vorrebbe dire tante tante cose, che però magari più avanti approfondiamo. E come vi dicevo alla puntata del più del destino, è una serata quella sfortunatissima per i ragazzi. Voi pensate, è un giovedì, Stefano e Susanna vengono uccisi di giovedì sera. Il mercoledì vi è una partita della Juventus contro una squadra belga, in cui la Juventus perde 3-1 in Coppa Campione, dimostrando già nell'81 una certa affinità con la Coppa dalle grandi orecchie. Prende 3 pere da una squadra belga. Stefano Baldi è un grande tifoso della Juventus e decide di andare a vedere la partita a casa degli amici. Non sta con Susanna. Susanna si arrabbia, gli fa la ripicca, hanno litigato e Stefano, per, diciamo, cercare di un po' riappacificarsi, le propone di vedersi il giorno successivo, cioè il giovedì. Susanna però gli dice di no, perché è ancora legata al dito per la buca data la sera prima. La sorella e la madre, diciamo, la istigano invece a non essere un pochino così dura con Stefano, e Stefano, che l'aveva invitata il giovedì sera, quel giovedì sera non ci sarebbe neanche dovuto stare, per due ordini di ragioni. La prima: il giovedì sera Stefano gioca in una squadra dilettantistica a calcio a 11 che si chiamano i Rangers, come quelli scozzesi appunto, e si allena di giovedì sera. Stefano quella sera doveva andare agli allenamenti, decide di non andare agli allenamenti per stare con Susanna. Immaginate gli amici, anche come ho detto sarebbe andato agli allenamenti, che sa, cioè, non lo scoprono lì, e poi vanno tutti a cena. Perché? Perché il migliore amico di Stefano, Gabriele, la mattina successiva sarebbe dovuto partire per il militare a Taranto. Quindi avevano organizzato per il dopo allenamento una cena e con magari una girata fra amici come addio alla vita civile. Stefano dà la doppia buca agli allenamenti e agli amici. Gli amici, come potete sentire all'interno della puntata, perché questo aspetto lo racconta Gabriele stesso, lo prendono in giro a cena, perché dicono: ma guarda quello zerbino, quel servo della leva, non è venuto agli allenamenti per andare, come si può fare tanti nomi, un po' di cameratismo goliardico nel senso, a calcio, per stare con la ragazza. E proprio in quel momento entrambi, dopo aver salutato la madre di Stefano, perché Stefano va a Firenze, prende Susanna, vanno a casa, cenano, dice che la riaccompagna a casa, si fermano a poca distanza, e mentre gli amici lo prendono in giro per non essere andato con loro, verrà trucidato in un campo delle Bartoline a poco distante. Più del destino, più del desiderio. Ed è un delitto, dicevamo, particolare, perché è quello, diciamo, Stefano, che crea l'idea del mostro di Firenze, perché prima nella meravigliosa iconoclastia toscana c'era Lenno, il mostro del Mugello del 74,
delitto maniacale coperto poi di polvere, che era quello di Scandicci di qualche mese prima, dove c'era Cicci, il mostro di Scandicci, ma dal 22 ottobre 1981 no, c'è il mostro di Firenze che colpisce, più che ne sappiamo, nell'ottobre dell'81 in queste tre macro aree e per due volte di fila, con macabre escissioni sul corpo della ragazza che portarono all'esportazione. Lo sappiamo, il mostro di Firenze è famoso anche per questo, più quello che fa dopo la morte, quello che fa in costanza della morte, delle scissioni su Susanna estremamente tragica e offensiva, proprio per ampiezza, diversamente da qualche mese prima, del pubblico. E qui comincia anche quel terrore che, come anche l'assessore diceva, si entra insomma, nelle case, nelle famiglie, quindi chi ha figli, chi ha insomma, ragazzi nell'età che si va fuori con la fidanzatina, ci si apparta, è il terrore, sono anni, insomma, poi oggi non sembrano lontanissimi perché un messaggio a tutte le ore, il cellulare, lì non c'è niente in quel momento, quindi insomma un 10 minuti di ritardo è il panico più totale da quel punto e si cambiano anche le abitudini, veramente le famiglie iniziano ad andare tatticamente a mangiare la pizza la sera, a dire vieni qui con la tua fidanzata, insomma stai qui, si rivoluziona veramente l'esigenza anche, c'è un'emancipazione insomma dettata da quello che sta succedendo a Firenze, ma non solo. Successivamente, in quel momento, nell'estate del 1981, ancora no, ma successivamente ci saranno i cartelli Occhio Ragazzi, nelle piazzole, insomma, nei parcheggi, insomma, passerà uno spot televisivo alla televisione che in più lingue dice occhio ragazzi, cioè non andate ad appartarvi, con la canzone di Renzo Arbore, ma la notte no, esatto, tant'è vero che forse in questa psicosi un po' funzionò, perché se poi adesso facciamo un rapido salto in avanti, il mostro poi uccide nel 1982 a Baccaiano, nel 1984 a Vicchio, ma nel 1983 e nel 1985 le vittime sono stranieri, forse persone che non avevano non respiravano quello che noi invece del posto, le famiglie, la gente di Firenze e dintorni respirava in quel momento, cioè non si rendevano bene conto, forse non c'era l'informazione di oggi, forse non c'era internet, non c'era anche questo surplus insomma di informazioni, quindi è plausibile che nel 1985 l'ultimo delitto del mostro di Firenze, quello di Scopeti, oggettivamente fosse anche un'impresa ardua forse per questo assassino cercare materialmente le sue vittime, tant'è che era una coppia di turisti che stavano facendo del campeggio libero, una cosa che anche oggi ci sembra totalmente fuori da all'epoca invece si faceva, insomma erano una coppia di francesi che peraltro anche lui più giovane, insomma molto una cosa che all'epoca forse noi in Italia non ci eravamo neanche abituati, lei separata che appunto si era rimessa con un ragazzo più giovane e aveva scelto la piazzola di Scopeti per piantare una tenda, ecco il mostro nell'ultimo suo duplice omicidio uccide una coppia in una tenda. Da quel 1981 qui entrerei anche un po' in quelli che sono i contenuti del mio libro, perché io parto idealmente dal 1982, perché io lo ritengo l'anno forse chiave di questa vicenda per tutta una serie di eventi collaterali, depistaggi e quant'altro che forse ancora oggi ingarbugliano questa storia e la rendono, se ancora oggi insomma non c'è una chiara definizione di questa storia, io penso che sia un po' quello. Dopo il delitto di Susanna e Stefano di Calenzano, siamo nell'estate del 1982 qui a Baccaiano. Anche quello è un delitto molto strano. Ora Edoardo se ne intende più di me di dinamiche e dei delitti per le sue conoscenze. Io volgarmente vi dico che lì il mostro fa un errore, insomma sbaglia, non è così perfetto, perché ci sono due ragazzi di Montespertoli, Paolo Mainardi e Antonella Migliorini, e che sono nella loro macchina lungo lo stradone che da Baccaiano porta alle Fornacette, e non sono neanche troppo
boscati, come dire, la macchina è proprio, hanno abbandonato la strada principale e si sono messi al lato della strada con il muso, con il retro della macchina verso la strada e il muso che guarda, diciamo, il campo. E il mostro li sorprende mentre sono, hanno già fatto l'amore peraltro, mentre sono ancora lì in macchina. E Paolo ha sicuramente il tempo materiale di mettere in moto la macchina, forse perché non è molto subito, solo che in quel momento fa una manovra che lo porta ad attraversare tutta la strada e finire nel fosso dalla parte. Scusi, posso sì, interrompere? Prego. Ma c'è una teoria che dice che il mostro l'avrebbe sparato, ammazzato, dai, poi avesse messo la parte posteriore e avesse messo in moto l'auto lui per portarmi via a fare le cessioni. E questa è questa, cioè, perché quelli dell'ambulanza dicono che erano nella parte posteriore quando sono arrivati. Io penso però che ho seguito un po' questa vicenda e sembrerebbe che le avesse spostate nella parte posteriore e fosse lui finito nel fosso. Io non io sono un po' ideale questa ricostruzione. Comunque, senza scendere in teorie, non cambia però il discorso, nel senso che c'è un passaggio del 1982 che secondo me è fondamentale. Indipendentemente, è un'ipotesi questa che il mostro si sia messo in macchina. Ma quelli dell'ambulanza dicono che quando sono arrivati io non la parte posteriore. E soprattutto non lo avrebbe mai fatto, e sarebbe la prima volta che succede una cosa del genere. Però comunque è plausibile. Questa scusa può essere per colpa che ha detto te, che era un lato della strada e per fare le scissioni si sarebbe dovuto spostare. È un'altra delle ipotesi. Credo che addentrarsi sulla dinamica di un delitto di Baccaiano quanto è passato dall'82, dopo 40 anni non ha trovato soluzione, rischia di mangiarci troppo tempo in ragione di quelli che potrebbero essere gli altri argomenti da trattare. Posso soltanto dirvi che trovo assolutamente irreale la possibilità che un assassino che la fa franca per 17 anni decida di mettersi all'interno di un'auto con un foro sul parabrezza, un finestrino esploso e due cadaveri all'interno dell'auto, di mettersi in moto per andare a fare scissioni altrove in una strada dove vi era oltretutto una festa di paese poco più avanti, tant'è che passano due macchine nell'arco di un minuto e mezzo, una da una parte e una dall'altra, che avrebbero sicuramente incrociato e comunque avrebbero dovuto dare nell'occhio. Peraltro poi il mostro... Come mai che i Nardi ci dicono che era nella parte posteriore? Come mai Nardi era nella parte posteriore? Una ricostruzione probabile potrebbe essere quello che la seconda macchina che passa per la via del Virgino Nuovo e trova la macchina incidentata dall'altra parte. Cos'è che accade? Se uno legge il verbale si vede chiaramente che comunque questi ragazzi, cioè questa coppia si ferma, vede la macchina lì, non stanno neanche a scendere, vedono che c'è il foro, è notte, c'è un foro di proiettili, c'è una macchina incidentata. Questo ha già sparato anche ai due fari, una macchina senza fari. È possibile, cioè, che qualcuno si è venuto in mente, forse non era un incidente, ma che c'era qualcuno magari con la pistola pronta li potesse far secchi e questi hanno preso, hanno rimesso in moto, sono andati a chiamare chissà che, e poi lì il mostro eventualmente nascosto, perché i fari dell'auto, quelli erano accesi, quelli è arrivato, ha provato a entrare nella macchina, voleva controllare, perché il mostro lì fa una cosa che non fa, una cosa che fa sempre, non utilizza l'arma bianca nelle zone vitali per vedere se i corpi sono morti, quindi non ha tempo per farlo. Probabilmente ritorna nella macchina per provare a spostare i corpi, o magari vuole togliere la macchina di lì, che ne sappiamo, d'accordo? Ha provato a spostare, ma vedi che la macchina non riparte, quindi è inutile, cioè prova a fare questa movenza anche perché si vede che quella macchina lui le ha dato noia, perché poi prende le chiavi e le butta 300 metri più avanti. Quindi vuoi che ci fosse lui alla guida, vuoi che non ci fosse alla guida, resta il fatto che il mostro colpisce a estrema fortuna, uccide Paolo e Antonella, ma quello che accade di rilevante dopo, e pregherei perché sennò altrimenti non riusciamo ad andare avanti in quello che è la narrazione del libro di Stefano, è quello che accade dopo, che è forse ben più importante della dinamica stessa del diritto di Baccaiano, perché facciamo un salto indietro di qualche anno. Perché il 1982 è quello che fa nascere la cosiddetta pista salda. Dopo quel delitto il magistrato
il Mainardi venne portato via, è ancora diciamo in vita, anche se poi si scoprirà che non è più riuscito a proferire parola. Poi il magistrato dell'epoca si inventò uno stratagemma, una bugia con la complicità peraltro dei giornalisti di allora, ovvero dire che nel tragitto verso l'ospedale di Empoli il Mainardi era riuscito a parlare e dire qualche cosa, e questo forse potrebbe aver messo in subbuglio davvero l'assassino, e potrebbe essere nata l'esigenza di far nascere una teoria che secondo poi le risultanze giudiziarie si rivelerà sbagliata, ovvero la cosiddetta pista sarda. Cosa successe nell'82? Aiutami un po' te. Cosa successe nell'82? Tutto è un fatto anche tornato agli onori della cronaca, soprattutto per chi si occupa di questa vicenda, anche da poco, perché poi è oggetto anche di quella che sarà poi pubblicata come la relazione della commissione perché del mostro oggi si è occupata perfino una commissione antimafia, una commissione parlamentare antimafia, quindi questo per un senso, per farla breve, perché anche su questo collegamento ce ne sarebbe da dire. Dopo il delitto del giugno del 1982, quello di Vaccaiano, gli inquirenti collegano i delitti, ad ora 4, ad un altro duplice omicidio, sempre a danno di una coppia appartata in auto, che avviene nel 1968, e anche qui un'altra curiosa e anche affascinante, se non romantica, coincidenza di questa storia. Il mostro di Firenze inizia a colpire coppie che fanno l'amore in macchina nell'anno per eccellenza di liberalizzazione dei costumi sessuali, cioè del 1968. Nel 1968, con le varie primavere, le varie calde estate, nasce a chi fa l'amore all'aperto gli spara addosso. C'è chi dice sia arrivata una segnalazione anonima, c'è chi dice invece ci sia stato la miracolosa reminiscenza di un maresciallo di stanza a Signa proprio nel 1968, che al quarto duplice delitto di coppiette gli viene in mente che ce n'era un altro avvenuto nell'agosto del 1968 a danno di chi? Di una coppia di amanti. Anche questa è una cosa particolare, perché in realtà tutte ovviamente le vittime del mostro sono coppie di fidanzate tra di loro, con il bambino di lei a dormire sul letto. Questa è una coppia di amanti, entrambi hanno una famiglia a casa che li aspetta, sono Barbara Locci, di origine sarda come il di lei marito e di tutta la sua di lei schiera di amanti, che per quello che ci può interessare ora a noi si può circoscrivere alla presenza di tre particolarissimi fratelli, che sono i fratelli dal più vecchio al più giovane, Giovanni, Salvatore e Francesco Vinci, e Antonio Lobianco, che anche lui è un siciliano con tre figli, che aveva diciamo sfidato la compagina a diventare anche lui uno degli amanti di questa Locci, molto disponibile, ecco, diciamo così, molto disponibile a avere queste relazioni adulterine all'interno della sua vita familiare. Una sera dell'agosto del 1968 passa Antonio Lobianco con la sua Alfa Giulietta a prenderla a casa, non avevano neanche bisogno di nascondersi più di tanto. Lei si porta dietro il bambino Natalino Mele, nato a Natale, quindi lo chiamano Natalino. Si porta dietro Natalino Mele, vanno a vedere un film ad un giardino Michelacci di Signa. Vanno a vedere un film giapponese con i sottotitoli, sembra un po' un fantoziano corazzata con gli occhi. Vanno a vedere un film Nuda per un pugno di eroi, si chiama oltretutto. Un film giapponese parla di questa infermiera che cerca di dare sollievo a dei soldati di ritorno dalla seconda guerra mondiale o dalla guerra di Indocina, che anche questo sarebbe eventualmente un'altra curiosa coincidenza su questa storia. Ma dalla guerra vanno a vedere questo film Osé. Okay. Poi escono dal cinema e con la loro Giulietta si appartano nella zona di Castelletti. Non so se voi conoscete la zona di Castelletti di Signa, la Strassigna, c'è una bellissima villa dove ora fanno tanti matrimoni, la villa Castelletti. Si appartano col bambino che dorme dietro, si scambiano di posto, l'uomo va dalla parte senza volante per avere meno impedimenti, si avvicinano, e anche questo è un dato ricorrente nei delitti del mostro, perché si pensa sempre che il mostro uccida coppie che fanno l'amore, in realtà non è vero. Il mostro non uccide mai persone che sono a fare l'amore, anzi ne impedisce l'atto sessuale. L'unica coppia
l'unica coppia che in quel momento probabilmente è in contingenze veramente sessuali, cioè di un atto sessuale vero e proprio, è quella di Scopeti. Entrambi vengono ritrovati totalmente nudi all'interno, uno all'interno della tenda, uno fuori, difficile essere comunque totalmente nudi senza neanche delle mutande lì, quindi potrebbe far presupporre. L'altra, come dicevano Stefano, può essere quella di Baccaiano di Montespertri, che aveva appena finito, però era totalmente vestiti, nel senso le foto parlano abbastanza chiaro su come vengono ritrovati i corpi, quindi o avevano appena finito, probabile viene ritrovato anche un profilattico all'interno del libro seminale, però di cui non è stato possibile fare una datazione, cioè sarà appena stato usato, probabile, ma poteva essere anche di qualche sera prima, anche perché la coppia viene descritta come estremamente vivace, ecco, dal punto di vista dei loro incontri. Quindi interrompe l'atto e, come sempre con tutti i delitti, ecco, una volta, per chi magari ovviamente questa storia la conosce meno, non ha mai visto le foto o altro, quasi tutte le vittime del mostro di Firenze, tranne quello che ho detto prima, sono totalmente vestite. Cioè la nudità non è così manifesta, c'è chi ha le mutande, chi ha mutande e calzini, chi ha la maglietta, chi ha i jeans che le vengono recisi, chi ha la donna, chi ha la maglia. Le coppie iniziano a diventare più nude man mano che si va avanti nei delitti, semplicemente perché l'assassino cambia modus operandi, perché prima assale direttamente, ha un effetto sorpresa, poi capisce questa tecnica, ora non va più bene perché sbaglia un paio di volte come a Baccaiano, e quindi decide di attendere. Curioso, come mi diceva Stefano prima, a Baccaiano c'è questo tentativo di fuga, secondo me è un tentativo di fuga, poi se ne può stare a parlare tanto. C'è questo tentativo di fuga, e da cosa lo capisco? Perché da Baccaiano, dall'82, il mostro smette di uccidere persone che sono alla guida di un'auto. Da quel diritto lì smette di uccidere persone che hanno la disponibilità del volante. Nell'83 uccide due ragazzi tedeschi che sono dietro un pulmino. Nell'84 colpisce a vite di un uccello due persone, queste quasi totalmente nude, ma perché le aspettate, che erano già uscite dalla disponibilità del volante ed erano andate nel divanetto dietro. E nell'85 uccide due persone in tenda. Nell'82 provano a scappare, lui probabilmente si prende paura perché rischiava di lasciare dei superstiti, e da quel giorno smette di sparare alle coppie. Comunque, al di là di questo, ritorniamo al 1968, la coppia Barbara Locci e Antonio Bianco si avvicina, qualcuno apre lo sportello, li spara a tutti e due, li uccide, non c'è alcuna attività post mortem sui corpi, con la lama, non c'è scissione, non c'è niente. Il bambino, vuoi portato, vuoi da solo, arriva alla casa del signor De Felice, suona, di notte dice la famosa frase mi faccio entrare, ho freddo e sonno, la mamma e lo zio sono morti in macchina. Riescono a ritrovare, a riportare il bambino alla macchina, e da lì vanno dal di lei marito, oltretutto tradito e quindi primo colpevole, che come dice lui con un po' di schiaffoni, poi chiama in correità prima Francesco, poi Salvatore, poi alla fine si accusa, la faccio molto semplice perché se è una storia infinita, bisogna cercare di fare un po' di economia, alla fine si autoaccusa del delitto, viene condannato a 17 anni di carcere. E così Stefano Mele, nell'estate dell'82, quando si va a riprendere quel fascicolo di Signa, c'è stato condannato solamente questo Mele, ci si convince che sia stato fatto l'errore di non trovare il complice di Stefano Mele, incapace per mille motivi di aver fatto o da solo o tutto quell'omicidio del 1968, e ci si convince che allora il complice di Stefano Mele, non Stefano Mele perché era in carcere negli omicidi successivi, il complice di Stefano Mele o l'autore del delitto del 1968 è anche il mostro di Firenze, che ha continuato negli anni successivi a uccidere. E dopo quindi il delitto del 1900 Baccaiano, per la prima volta, a parte appunto il caso Spalletti, per la prima volta la procura segue al suo sospettato, alla sua pista da seguire, la cosiddetta pista sarda, e finisce subito in galera Francesco Vinci, che sarà poi il primo di appunto questa famiglia sarda, questa famiglia sarda, alternandosi con il fratello Salvatore, a venire indagato, a venire sospettato di essere il mostro. Però, come è già successo con lo Spalletti, questo mostro continua a uccidere. Succede che anche con Francesco Vinci in galera, accusato di essere il mostro, c'è un nuovo delitto, ed è quello appunto di giovoli. Un delitto anche questo molto differente dagli altri, non c'è più neanche una coppia uomo-donna, ma sono addirittura due uomini, si dirà uno era biondo, probabilmente ha sbagliato, fatto sta. Forse più per retaggio culturale, noi abbiamo visto che secondo me
vedendo anche le foto era molto difficile scambiarlo per una donna, anche perché comunque abbiamo visto che è un assassino che sta estremamente è estremamente attento ai corpi dei ragazzi. Il biondo è in tande, si vede chiaramente che non ha il seno. E il mostro lì è molto bravo a sparare. Spara, mira. Se spara e mira vuol dire che comunque riesce a vedere a cosa stai colpendo. E la mancanza di seno nei confronti del ragazzo sarebbe stata estremamente visibile. Poi non c'è da dimenticarci una cosa. Stiamo parlando di un'epoca questa dove, lo so perché ho fatto molti studi anche all'università sui delitti degli soggetti degli omosessuali all'epoca, anni 70-80, non è che i giornali scrivevano un omosessuale ucciso, c'era anche un retaggio che non ti portava alla pubblicizzazione dell'omosessualità. Quindi per non dire probabilmente erano due omosessuali, cosa che probabilmente erano i due ragazzi, pensavano ho sbagliato gli omosessuali, ma che qui a Firenze, no, perché Firenze sia una capitale dell'omosessualità abbastanza manifesta, il primo locale gay in Italia è a Firenze, il Tabasco, cioè oltretutto ancora i tedeschi chiamavano l'omosessualità il vizio fiorentino. Questi ragazzi probabilmente avevano un'intimità tale, ma dire che avesse sbagliato era un modo per evitare di pubblicizzare l'omosessualità dei due ragazzi, oltretutto già attenzionati, soprattutto uno in Germania, per la frequentazione di locali gay. Mi turbo sempre. Prego. Sì, ma lì c'è un'altra teoria che dice che quell'omicidio lì fu fatto per farlo uscire Francesco Vinci dal carcere. E probabilmente. E c'è anche delle testimonianze che dicono che Francesco Vinci aveva nella Vespa un sistema sotto la sella dove teneva una pistola. Che si pensa che sia Salvatore che Francesco siano loro due alternati. Io da questa sera sono teoria che ho studiato, Aspetta, Stefano si sente d'accordo con qualche altra domanda? Esatto, oltretutto sarebbe stato sciocco farlo, perché in realtà Francesco Vinci, se non ricordo male, chiedo magari anche così a te Stefano, era ancora in carcere anche dopo Vinci, l'84. Esatto, sta in carcere 2 anni, perché in realtà non avevano gli elementi per ricondurlo, cioè non è accusato di essere il mostro. Lui lì è dentro per una questione di armi, quindi è una questione cautelare che non sarebbe stata inficiata. Però è impossibile, lo rende... lo esclude dai possibili. Sì, seguendo il filo giudiziario cosa succede? Succede che dopo Giocoli appunto c'è Francesco Vinci che è in galera, si riparte un'altra volta da capo e che succede? Sempre guardando a quel delitto di Signa vengono arrestati 2 famosi cognati. È il gennaio del 1984, si parla di Mele, fratello di Stefano, di Mucciarini, fornaio di Scandicci, convinti che fossero stati loro quindi ad aver aiutato Stefano Mele nel 1968, quindi i famosi cognati sono in galera, il titolo della Nazione, i mostri sono 2, interviste anche del giudice istruttore che dava una sorta di tranquillità, e questa tranquillità quindi viene anche, ancora una volta interrotta nel luglio del 1984 quando a Vicchio un'altra volta il mostro compie quello che forse è uno dei delitti più atroci, perché vengono uccisi 2 ragazzi del posto giovanissimi, Pia Rontini è la più giovane vittima del mostro, oltretutto siamo nel paese di Vicchio, come può essere appunto il paese di San Miniato, tutti si conoscono, le madri a mezzanotte e mezzo scendono giù nella piazza del paese, ci sono i ragazzi fuori d'estate, ma l'avete visti Pia e Claudio? E quindi no, perché non li abbiamo visti. Un amico sa dove Claudio è solito andare ad imboscarsi con la fidanzata e quindi va alla boschetta di Vicchio e sarà lui a rendersi conto che il mostro è ucciso, perché si, con i fari della macchina vede i corpi e corre a dare l'allarme ai carabinieri. Questo nell'immaginario collettivo è stato veramente il più brutto, anche perché avviene in un momento in cui sembrava che l'incubo fosse finito, perché appunto i mostri sono 2, i mostri sono in galera, non,
si pensava che questa non ci fosse più quel pericolo di cui si parlava prima, il pericolo di andare in macchina, di appartarsi con questi ragazzi, quindi quasi ingenuamente. C'è la doppia scissione per la prima volta. E per la prima volta... Sì, ma scusi, ma quando Francesco Vinci era in carcere, Salvatore era fuori però. Salvatore è sempre fuori. Salvatore è sempre fuori durante gli delitti. No, era stato in carcere poi, ma per quella vicenda di quando era stato sposato. Sì, ma ci va dopo, ci va nel giugno dell'86. È tutto successivo. Dopo il diritto di Vinci, infatti, viene perquisito per la prima volta e finisco, viene perquisito per la prima volta Salvatore Vinci, viene così attenzionato, messo sott'occhio, passerà un anno, si arriverà a settembre 1985 a Scopeti. Salvatore Vinci è uno di quelli tenuti sott'occhio dai carabinieri, quando il mostro per l'ultima volta appunto a Scopeti, vicino a San Casciano, uccide la coppia dei francesi nella tenda, e con questo si finiranno anche i delitti, ma ci sarà un'uscita in grande stile, tra virgolette, perché arriverà al magistrato che aveva indagato nel 1982, non si stava occupando più del delitto, sin da Della Monica, arriverà una lettera con dentro un pezzettino di pelle che si rivelerà essere un brandello del seno asportato alla Dimorio. Ultima vittima del mostro di Firenze a Scopeti di San Casciano. C'è la signora Bonfanti. Prego. Una domanda. 1982 iniziano un po' di ingarbugliamenti, li avete definiti, nel senso o si pensa che fosse solo qualche personaggio importante che frequentava bestie nere, orge, e non voleva, e il timore che venisse fuori questi nomi, questi personaggi importanti, o qualcosa di ingarbugliamento vero e proprio sulle indagini, tipo i contrasti con la Perugia, quelli sono procure, molto successivi però e il lago Trasimeno, quelli però sono cose che, anche se poi si ritorna agli anni 80, ma che si scopriranno soltanto negli anni 2000. Io penso che nel 1982, io anche un po' il tentativo che ho fatto con il mio libro, ho provato a calarmi anche in quella che è stata quell'epoca, è l'epoca in cui i depistaggi segnano stragi come quella di Bologna, segnano le indagini su quello che è successo al DC9 caduto a Ustica, sembrano storie molto lontane, no? Che c'entra Ustica, che c'entra Bologna con delle coppie che muoiono a Firenze. Andando però a vedere un po' di eventi e come questi si consumano, e anche chi possono essere i protagonisti, un filo però lo si può anche percepire. Io non sapendo chi è il mostro, è anche difficile dire perché c'è la necessità di ingarbugliare. Cioè, noi oggi ancora c'è tante cose coperte, ancora non scoperte, che anche la necessità di ingarbugliare il perché difficilmente si riesce ad intuirlo. Fatto sta che però nel 1982 ancora oggi non sappiamo come nasce questa pista santa, ci sono più di una versione e non sappiamo qual è quella vera. Quindi anche questa è il primo sintomo, insomma, di questa esigenza che in questo momento storico dei delitti, cioè, non lo sappiamo perché, però fatto sta che ancora oggi non sappiamo come nasce la pista santa. Se guardiamo quelli che sono i risultati dei processi, la pista santa sono 7 anni di indagini andate a vuoto, perché fino al 1989, e poi si aprirà il capitolo Pacciani, fino al 1989 si sta indagando su una pista che si rivelerà fallace, e con peraltro 3, 6, quindi giovani, quelli, i due del 1983, i due del 1984 e il 1985, altri due giovani vittime, diciamo così, sulla coscienza. E ci sono appunto una serie di elementi che non siamo in grado ancora oggi di dire perché, però che questa storia si ingarbuglia in quell'anno, penso che lo si possa dire, ecco, con certezza. Però si ingarbuglia, ma si diciamo completa anche, perché comunque anche le perizie balistiche hanno detto la pistola è sempre stata buona. La pistola che spara nel 1968 è la stessa pistola che spara nel 74, due volte nell'81, nell'82, nell'83, nell'84 e nell'85. Quindi la pistola aveva già
sparato una volta nel 68, uccidendo un archetipo vittimologico dato da una coppia appartata in atteggiamenti intimi. Quello è un tentativo, probabilmente un tentativo di collegare in Garbuglia, perché va a prendere una storia vecchia di anni, nell'82 e 68 sono già passati 14 anni. Peraltro non era mai stata neanche chiusa troppo bene, neanche quella, esatto, perché avevamo un condannato, Mele, che come ben che vada non ha potuto fare tutto da solo per le sue proprio caratteristiche, era una persona semplice, non aveva... Mele comunque in corretà. Tra le grandi coincidenze di questa storia, la condanna definitiva del Mele del 73, quindi 68 delitto, 73 condanna definitiva in Cassazione, Mele inizia a scontare la pena, c'è il delitto del 74. Nell'81 il Mele esce di galera per complicanze cliniche, perché è incompatibilità carceraria, quindi va nel nord Italia in una casa di cura e nell'81 ricomincia le delitti. C'è anche questa curiosa coincidenza. No, io volevo fare riferimento, ora apro una parentesi, sul delitto appunto Cambi Balli e Balli di Calenzano. Ci fu quel famoso identikit dell'uomo dentro la scritta rossa famosa, no? E peraltro, mi scusi troppo, anche quello viene diffuso non nel 1981 ma nel 1982. Il 30 giugno 82. Viene diffuso successivamente, se lo tennero lì, e anche questo nell'estate del 1982, la diffusione sui giornali. Prego. Che cosa ha portato poi il riandare sempre a trovare, a rivedere questo identikit che sembrava, ecco, proprio di una persona che rispondesse anatomicamente, che fosse stato visto, diciamo, sì. Era più suggestione o effettivamente... Allora, a dire il vero, la questione di quell'identikit è molto particolare, perché a Calenzano ci sono più avvistamenti, sempre quella sera lì, perché quell'identikit lo fa una coppia che incrocia un'auto, la famosa auto rossa, che aveva oltretutto un altro protagonista di questa storia, forse il più recente protagonista processuale di questa storia, cioè Giampiero Vigilanti. L'ultimo indagato, l'ultima persona fisica, esatto, indagata. Questi ragazzi descrivono una persona alla guida dell'auto in stato, in orario compatibile con già due altre coppie che erano in Camporella, anche loro poco distanti dal delitto, da dove avviene il delitto, vedono quest'auto e descrivono un soggetto grosso, alto, lì, quindi è un soggetto probabilmente che abitava quella zona. Se uno vede quell'identikit assomiglia in modo drammatico ad uno dei compagni di merende, assomiglia molto al Faggi, ecco, no, assomiglia molto a Giovanni Faggi, ecco, quell'identikit ha visto così. Però l'identikit sommario, c'è chi ci vede Giampiero Vigilanti in quell'identikit, c'è chi ci vede Vigne in quell'identikit, c'è chi ci vede... Non è incompleto, ce ne sono due, ma non è incompleto. Quello con la testa, che gli dice non posso sapere se aveva la perizia o no, perché l'ho visto. Perché l'ha visto. Pelato, esattamente. Però è curioso perché una descrizione di un uomo molto simile viene fatta più volte in altri delitti. Anche di questo famoso uomo stempiato, d'accordo? Sui 40 anni, sui 40-50 anni, così, questo famoso uomo stempiato viene visto più volte, viene visto a Baccaiano qualche giorno prima del delitto, quello famoso visto a Vicchio nell'85, ritorna fuori, Rossiccio, rasato quanto da far percepire una stempiatura, altro, anch'io sono stempiato, però magari se fossi rasato, tutto rasato, si vedrebbe meno la stempiatura, d'accordo? Poi passa 4 anni, quindi probabilmente cambia anche il soggetto. È stato un avvistamento, però oltretutto lo fanno, come diceva giustamente Stefano prima, un anno dopo viene pubblicato, 30 giugno del 1982. Questo è un altro elemento che a me fa dà questo ruolo chiave a quest'estate, insomma, dove tanti eventi di questa vicenda appunto si collocano dopo questo delitto strano di Baccaiano. È un fallimento del mostro, peraltro poi, se vogliamo credere a teorie di mandanti, quindi che le scissioni servissero a qualcosa, io su questo sposo un po' quelle che sono le conclusioni
della sentenza con cui verrà archiviato il mandante Calamandrei, il presunto mandante Calamandrei, verrà assolto dalle accuse, ovvero se questi feticci servivano a qualcuno, se c'era il famoso dottore, no, che Lotti dirà che qualcuno, c'era uno che glieli pagava. Non c'è materia prima tra l'ottobre del 1981 e il luglio del 1984, il mostro non porta a casa nessun feticcio, perché abbiamo visto che nell'82 succede quel che succede, ma non pratica nessuna scissione. Nell'83 sono due ragazzi e non pratica nessuna scissione, quindi se questi feticci servono alla setta, servono a qualcuno che li commissiona, per 3 anni quasi non porta, la setta non riceve nessun... Su 8 duplici omicidi soltanto 4 hanno le scissioni, come viene detto anche nella sentenza di condanna ai compagni di merende, cioè a Mario Vanni e Giancarlo Lotti. Lo stesso procuratore generale, ma anche l'avvocato Nino Filastò, puntarono molto su questo tema, trovando ridicola la ricostruzione, chiedendosi cosa eventualmente questo medico, questa testa, potesse avere acquistato gli anni in cui non c'era niente da comprare, ecco, sostanzialmente. Quanti li avevano visti anche a casa di Facciani precedentemente? Sì, quelli appesi in terra. Sì. Beh, io ho conosciuto casualmente Facciani. Innanzitutto io ho vissuto quegli anni lì, perché avendo 20-22 anni, ecco, dico, ma perché le indagini non hanno fatto uno scalino superiore? Cioè, facendo, lei dice, delle esportazioni, sì, bisogna usare il bisturi, bisogna sapere dove incidere, cioè, perché tutti quelli sono stati indagati? Penso che nessuno sapesse usare il bisturi, nessuno era capace di fare quello lì. Perché non abbiamo fatto delle indagini a livello un po' superiore? Posso dire una cosa che sarò brutale, eh? Anch'io all'inizio la potevo pensare così, poi ho visto le foto. Non serve alcuna forma di perizia medico-chirurgica per compiere quelle scissioni. Anzi, quando nell'84 la prima volta e poi ripetuto nell'85 il pulmo venese di criminologia, a cui gli viene chiesto di stilare un profilo dell'omicida, fa una... fa un esperimento proprio sui tagli, chiamando degli studenti, facendoli praticare su un maiale, vedono che in realtà la tecnica utilizzata è abbastanza marchiana, non è una tecnica perita, anzi, da cosa si intuisce che la mano che taglia quelle volte è la stessa? Perché sbaglia sempre nel solito punto, ha difficoltà, siccome sono sempre 3 tagli, è un quadrante che partono da ore 10, ha sempre estrema difficoltà e sbaglia, perché sbaglia proprio a girare la mano, tant'è che pratica un'incisione, nel tentare di ritornare su, perché c'è l'osso buio che dà noia a chi taglia, segno proprio in realtà di una imperizia. Poi i tagli sono spesso diversi tra di loro, ma non per l'inclinazione del coltello né per i modi, tanto che probabilmente una mano più esperta avrebbe fatto un lavoro sicuramente più preciso. Ecco, penso alla povera Susanna, che è vittima di un'escissione che arriva fino al perineo, Peraltro scoprendo gli intestini, qualcosa di estremamente... Peraltro, come non è mai stata ritrovata la pistola, non c'è neanche un'univocità su quello che possa essere comunque l'arma di queste scissioni. Probabilmente un coltello, ma insomma mille interpretazioni, insomma, anche su questo. No, ma poi hanno fatto indagini anche a livelli superiori, però su quel punto hanno sempre, che se ne continui a volte a parlare, non è che abbiano trovato questi riscontri. Poi si sa, è il problema del paradosso del complotto: io non trovo riscontro, significa avvalora la mia idea, perché vuol dire che non me li hanno fatti trovare. Però è un cane che si morde, la coda. Io vorrei trovare qualcosa, se dovessi esserci vicino, non lo trovo, l'hanno insabbiato, l'hanno fatto togliere. Noi siamo paesi degli insabbiamenti, cioè quando non c'è qualcosa l'hanno insabbiato. Come? Cioè, uno deve sapere queste cose. No, infatti resta uno dei misteri della storia. Cioè, a cosa servissero? Se qualcuno li commissionava, che fine facevano? Cioè, questi medici, banalmente poteva anche andare al cane, cioè, nel senso, purtroppo su questo non è che c'è un'evidenza particolare. Di fatto, come tanti altri pezzi di questa storia, neanche il materiale. Hai parlato con i parenti di alcuni che sono stati accusati. Sa che una ce l'abbiamo anche qui.
Una è fissa, però... Quindi a Francesca, poi... Francesca Caramandella è la figlia del famoso farmacista, famoso, ahimè, il famoso farmacista di San Casciano. Non lo sapevo, l'ho fatto. No, e penso che sia una testimone di come questa storia poi segni anche personalmente. Cioè, lei ha vissuto sulla propria pelle con un familiare indagato per la giustizia ingiustamente, ovviamente. È indagato questa storia, ne è rimasta quasi, possiamo dire, attratta, segnata di sicuro, insomma. Tant'è che appunto poi nascono amicizie, rapporti e anche una passione. Ecco, lei si è appassionata, suo malgrado, sulla propria pelle, a questa storia, cioè la necessità di una sua necessità intima anche di capire cosa c'è dietro, visto che l'ha vissuta in prima persona e suo padre è stato indagato. Domanda, perché suo padre non lo negava di conoscere? Perché non si conosce? Si fa anche così. Perché non è che negava di conoscere? Ribadisco, non lo conoscevamo, non era un amico di famiglia, non era. Ci sono su 18.000 persone di San Casciano, 4 o 5 sostengono di averlo visto, mai visto a casa nostra. No, io non è che ero piccolina, io avevo 15 anni nel 1985. Se questo era un amico di famiglia o un medico che frequentava l'ambulatorio, me lo ricordavo io, se lo ricordava mio fratello. Perché la polizia, perché gli investigatori non vi hanno detto che il rapporto dei carabinieri ha concluso che Narducci non è mai risultato a San Casciano? Polizia municipale, stesso rapporto, Narducci non è mai risultato a San Casciano. Ah, scusi, ci sono anche testimonianze che addirittura l'hanno visto in auto con il vicinato. No, allora, aspetta, prendiamo tutte le... Allora, utilizziamo i termini tecnici. Tra testimonianza e dichiarazione c'è una gran bella differenza, perché io posso anche dichiarare che Cristo è morto di sonno, però non significa che sia... Lei sta parlando di un carabiniere che intanto ha sbagliato l'ubicazione di dove era. Questo carabiniere lavorava a Tavernelli, non a San Casciano. Se lei va a fare la ricostruzione, come aveva fatto lui della piazza, lui dice che la caserma dei carabinieri era davanti alla farmacia. A San Casciano la carabinieri non è davanti alla farmacia. Lui era a vigilare la principessa Dolanda, a parte si parla del 77, quindi dopo di che non ci ha più lavorato. E poi praticamente non ha... torna niente di quello che dice, e lui andrebbe a San Casciano, vede una macchina, che allora il paese era aperto, perché nell'85 si entrava tranquillamente in piazza con la macchina, e a lui gli desta sospetto, cioè, e se lo ricorda così tanti anni dopo, cioè nel senso, non ha... Però, l'avete letto i verbali? Questo stesso carabiniere è stato buttato fuori dall'arma dei carabinieri. Ecco, insomma, forse ci sarebbero da studiare diverse cose prima di ascoltare. Poi, perché non hanno detto che la mia mamma stessa, che comunque piccolina, è ovvio, una persona che è malata, che soffre di schizofrenia, che comunque ricorda le persone, quando lei nel 2002 è stata interrogata, quando gli fanno vedere la foto del Narducci, dice: non l'ho mai visto, io non lo conosco, e questo doveva essere al matrimonio, a casa nostra fisso. Quindi, insomma, poi che ovvio l'hanno messo su tutti i giornali, era dal 2002 che questo Narducci era tutti i giorni sui giornali. Vanno a sentire, in farmacia non avevamo 6 dipendenti, ne hanno sentiti 2. Per quale motivo? Perché una dice mai visto, e l'altra dice: ma è un viso che da qualche parte potrei aver visto. Ora ragazzi, ma se questo ha da fare il medico e negli ambulatori che erano accanto, mi viene a dire un viso che potrei aver visto da qualche parte? Allora a quel punto non è stato sentito più nessun medico a San Casciano. Non sono stati sentiti i parenti di mio padre, non sono stata sentita, cioè io mi hanno sentito, ma non hanno nemmeno prodotto il verbale agli atti, quindi fate voi. Poi è vero, ci sono 14 persone contro, io credo i SIT siano, i verbali interrogatori siano centinaia di migliaia, veramente 14 persone. Guardate, io non vado nemmeno a commentarle tutte e 14, perché purtroppo devo iniziare, che c'è l'alcolizzata, quello buttato fuori dall'arma dei carabinieri,
quell'altra è, cioè, quella che mi dice sì, lo vidi vestito da cavallerizzo, non andava a cavallo, in Abucci non andava a fatto 50.000 sport, ma non andava a cavallo. Però sapete quanta gente c'è che va a cavallo? E poi te lo ricordi di averlo visto una volta, io ho capito quello che voglio dire. Cioè, quindi mio padre non ha che sostenuto quello, ha sempre, non l'ha veramente mai conosciuto questo Narduzzi, sì, come sì, io. Grazie. Una domanda. Prego. Una domanda per tutti e due, cioè alla luce proprio della ricostruzione che hai fatto nel libro e quindi diciamo si paventavano un po' una linea di apprendistaggio così. Come interpreta le tue perizie relative a proiettile, secondo me sono pure uno dei rischi di Parma e l'altra la perizia del Minervini, relativa alla pallottola ritrovata nell'orto di Facciani, che parrebbe artefatta, e quindi questo si inserisce un po' nel tuo filone di ricostruzione. E un'altra domanda invece per l'avvocato, che pare che i legali Vanni, del nipote Paolo Vanni, chiederanno la riapertura temevo sarebbe arrivato questa domanda. No, visto che sei diciamo una anche delle vittime, quindi certo. Senza giudizio, giusto, se non ho capito male, quindi penso sia anche sì, giusto. Su Pacciani io lo, peraltro penso di scriverlo anche nel libro, si fa già riferimento alla perizia, all'epoca era nota solo quella di Minervini. Comunque io penso che indipendentemente da poi quello che siano state poi le risultanze giudiziarie su Pacciani, penso che in quel momento e il fatto della cartuccia non genuina nel suo orto sia la riprova, ci fosse un'esigenza di aver trovato un mostro, di calcare la mano, cioè di consegnare finalmente all'opinione pubblica un colpevole, questo indipendentemente da che Pacciani lo fosse o meno. Quindi bisognava calcarci la mano su di lui, fare in modo che questa vicenda si chiudesse, ripeto, a monte poi di quello che sarebbe venuto fuori nel processo, indipendentemente da se effettivamente poi si fossero state trovate prove oppure no. Oggi il fatto che quella cartuccia non sia stata neanche incamerata, come dico benissimo, una pistola calibro 22 è nella prova, evidentemente qualcuno lì ce l'ha messa. Poi Pacciani è morto da innocente. Sì, è in un limbo, come è un libro decisamente difficile, è in attesa. Sì. È in attesa del secondo. Sì, diciamo che non vi era, non c'è stato, non è neanche corretto, perché la sentenza di appello, sì. La sentenza di appello che assolve Pacciani viene annullata dalla Cassazione. Quindi, prima era in attesa del nuovo processo di appello. È difficile anche definirlo Pacciani. Quindi c'è la reminiscenza del giudizio di primo grado e quindi la necessità di, che era una condanna a 14 ergastoli, quindi tutti tranne il delitto del 68, e quindi la possibilità di giudizio, di nuovo giudizio, ma sulla sentenza di condanna. Quindi in modo corretto sarebbe quello di dire che Pacciani muore senza una sentenza definitiva di colpevolezza, ma neanche di innocenza. Il procedimento si estingue per quanto del re. Comunque, fatto sta che lo condannano da morto comunque, perché per un vizio per non aver sentito oltretutto vabbè, è annullata perché un vizio di legittimità, è stato di una missione che oltretutto potevano tranquillamente sentirli se li avessero sentiti ci saremmo tolti il problema dei compagni di merende già nel 96 nel processo di appello, se li avessero sentiti già a quell'epoca. Se vogliamo seguire il percorso giudiziario, sono delle sentenze passate giudicate definitive che dicono che i compagni di merenda, Lotti e Vanni, erano compacciani, ma non giudicato perché morto prima. Quindi diciamo che se vogliamo seguire la giustizia, quantomeno moralmente, Pacciani è condannato. Ecco. Seppur senza possibilità di difendersi in un processo, però hanno condannato quelli che erano con lui. Quindi le sentenze non è che dicono che per 4 su 8. Venendo all'altra domanda, allora sì, penso è uscito anche sui giornali, che Stefano l'abbia scritto anche recentemente, oltretutto
non sono l'unico legale in sala dei parenti di alcune delle vittime del mostro di Firenze. Ho incontrato anche un esimio collega che soprattutto ha avuto il coraggio e la forza di riaprire, anzi di aprire, perché l'esposto ieri è stato firmato da te, ecco, qualche anno fa, l'ultimo vero procedimento a carico di un possibile mostro di Firenze, cioè Giampiero Vigilanti, che è il decennale di Brea, di cui si parla nel libro, che nasce da un esposto dell'avvocato Emilio Adriani, che è qui presente in sala e che saluto. Ci sono altri legali che si occupano di alcune parenti delle vittime, alcuni di questi con cui io non ho alcun tipo di contatto, ho letto sui giornali che tramite una procura presa dal nipote di Vanni vorrebbero richiedere la revisione processuale dei processi ai compagni di merende. Lo vogliono chiedere e ben venga, la facciano. Non è un atto semplice, perché comunque c'è da dimostrare tutta una serie di circostanze dal codice di rito per poter richiedere la revisione processuale dei processi di condanna allo zio di Paolo Vanni, cioè Mario Vanni, e quando la depositeranno, tanto sono sicuro che lo leggeremo da qualche parte. Non perderemo occasione di vedere gli step. Io non so quanto possa essere utile la revisione processuale, perché la revisione processuale cosa potrebbe portare? Cioè, cosa mi porta? Mi porta ad una... eventualmente viene accolta, rifanno il processo a persone morte. Se un tuo parente, quindi lei dice... Sì, va bene, mi porta una posizione, però... Forse a rivedere tutti gli atti. Che mi porta, eh? Forse a rivedere tutti gli atti di indagine, tutta il mega abuso, Però lo dovrebbero fare sugli atti che hanno portato, sugli atti che hanno portato alla condanna. Vogliono... è da mesi, anni. Io la mia opinione è che d'ora in avanti di processuale non ci sarà più, anche niente, secondo più niente. Di processuale. Questo non tarpa le ali a ogni tipo di iniziativa, di approfondimento, di ricerca in ogni storica o documentale della vicenda. Il processuale, penso, con l'ultima archiviazione, anche se c'è un tentativo di riapertura dell'indagine proprio dell'avvocato Emilio Adriani nei confronti del regionale di Prato, che oggi però è del 1930 e va a, tra pochi giorni compie 92 anni, capite bene perché, insomma, vi dico che secondo me di processuale, nel senso di giudiziario, in questa vicenda io temo che un'altra persona fisica indagata per un delitto, io penso che non possa più esserci. Questo però non estingo comunque il fatto di interesse su questa vicenda. Gli atti li stanno chiedendo, la procura, il tribunale li sta rispondendo, vedremo la risposta che verrà data ai legali che giustificheranno la richiesta di accesso a questi atti. Dipende sempre l'uso che se ne fa. Io ho una domanda curiosissima all'avvocato, che può tranquillamente rispondermi, non te lo dico, perché siccome ho sentito che lei è l'avvocato di praticamente della sorella di Susanna. E io volevo sapere, ma la conosceva o no la sciabatta di Susanna? Che la potesse conoscere. È una domanda molto specifica, esatto. È una storia collaterale. Allora, purtroppo non le posso dire cosa avrebbe detto Susanna, perché purtroppo non lo sappiamo. Io posso dire che gli amici di Stefano e Susanna, che erano molto intimi, perché a quell'epoca uscivano tutti in coppia, nel solito gruppo, quindi erano sempre quelli, e Cinzia, di questa Ciabani non hanno mai sentito parlare. Elisabetta Ciabani, lo dico perché sennò chi magari ci ascolta non lo conosce, una ragazza fiorentina che venne uccisa nell'estate del 1982, agosto 82, venne uccisa mentre era in vacanza a Scicli, in Sicilia, in un villaggio turistico. Ufficialmente un suicidio, effettivamente chi ha perplessità sul fatto che questa ragazza si sia suicidata ha perplessità più che legittime, perché comunque da sola sarebbe praticamente sventrata con un coltello da cucina di quelli di Caimano, se non sbaglio, quelli che già avevamo tutti una volta in casa, in cucina, e appunto il mistero in ordine a questa vicenda è dal fatto che potesse essere appunto una fiorentina che muore nell'estate del 1982, coetanea comunque giù di lì delle vittime all'epoca del mostro, abitava a San Jacopino a Firenze, poche centinaia di metri dove abitava Susanna Cambi, e una
chissà, a questo punto è anche difficile distinguere le leggende a cui anche i giornali, i giornalisti in parte hanno partecipato ad amplificare in 50 anni di storia, anche la polizia, tutti. Vivendo nel solito quartiere, però diciamo quindi che c'è questa leggenda che cambia lì da pochissimo tempo. A questo punto anche non più verificabile che fossero queste ragazze, fossero amiche, che in qualche modo la sua morte potesse essere collegata. Ho fatto una domanda perché ne parlavo proprio oggi, insomma, con e questo è uno dei tanti misteri che stanno intorno a lei. Un tuo libro, mostro meno, ecco, sono diversi personaggi, diversi. Sì, il mio libro, diciamo, prende innanzitutto spunto da quella che è stata l'ultima indagine, quella ha visto come indagato appunto il legionario, gran parte degli atti di quell'indagine sono finiti nel libro. Ho idealmente anche provato a continuare con delle ricerche mie, quello che magari la procura avrebbe potuto fare, ma che non ha fatto, non ha potuto, che non ha fatto in tempo. A fare rispetto a quando ha deciso di archiviare quella posizione e ringrazio per l'attenzione.